Alexia, buonasera a te. No, beh, lei stava prendendo le cuffie già, ha detto no, ma tu dimmi. No. Guarda le mie unghie. Infatti, visto. Ma tu dimmi se devi andare tu a dire ad Alexia quali sono le sue cuffie preferite. Sono un nuovo curatore d'immagine di Alexia. Tutto questo perché Alexia, poverina, incastrata subdolamente, gli ha promesso di metterlo nel prossimo video e quindi è una settimana, 10 giorni, quant'è, che vi toglie la vita e scrive su Facebook. Non lo scrivo, non oserei a tanto. Però qua... Adesso te lo devi portare, lo ma sai. Io troverò una collocazione per... Però per di profilo. Per lui. Di profilo, mi vuoi. Interessantissimo, tacci. Grazie, va bene, vado avanti. No, bentornata intanto. Grazie mille. Reduce da giorni di grandi impegni. Sì. Grande tour, hai girato l'Italia, ovviamente. Sì, vedi le mie occhiaie come sono profonde. No, dai. Ma la cosa peggiore, dicevo, ho lottato con le aree condizionate. Veramente continuavo a spegnere queste aree condizionate, loro si riaccendevano perché ovviamente toccavamo i 38 gradi, quindi non, la stanza diceva ma che stai a pazziare, quindi partivano queste aree condizionate, erano 10 minuti e dovevo alzare dal letto a spegnere. Quindi o a meno 15 o a più, o a più 40. Esatto. Di mezzo nessuno praticamente. Però sei in grande forma, sei pronta a salire sul palco, senti, è stata un'emozione bellissima poi vederti l'ultima volta. C'è stato quel punto lì in cui lei si è seduta, per quelli che ci hanno seguito, insomma lo raccontavamo poi da qua, descrivevamo quello che succedeva. Quella parte unplugged, molto sì. Carina. C'era una roba... Ragazzi, Alexia, non è una così, è Alexia. Perché da partire festa, come dicevamo poi durante l'altra intervista, no? Perché Alexia è fatta di grande energia e di grande atmosfera insieme, li mette insieme senza problemi. Ma, cioè, sì, ma poi lei riesce a fare un quarto d'ora, però lei fa uno spettacolo tipo internazionale, sì, dove ci sono tutte le componenti, insomma, il resto lei come è una... Come facciamo che... a fargli fare il video? Non è giusto, anche io e Laura vogliamo venire a fare il video. Lo facciamo nel taxi se vuoi, siamo qua, guarda. Ormai viviamo qua dentro. No, è vero, lei riesce ad avere tutte queste componenti insieme. Poi insomma lo spettacolo è ben fornito, cioè ci sono le coriste che sono anche delle ballerine, certo, e i musicisti ballerini che sono dal vivo. Lei è spettacolare, che devo dire ancora, ragazzi. E poi sei sdraiata tutta l'altra volta. Come sei sdraiata? Mi parla. Guarda, io facevo sono estemporanea, quello che mi ti suggerisce sì, l'istinto in quel momento. Ma è la dimostrazione che il palco è la mia seconda casa. Veramente ci sto da Dio, posso arrivare stanchissima, depressa, perché comunque magari lasci a casa le cucciole che non so, magari certo, voglio di vederle, però sali sul palco e cambia qualcosa. E la stessa cosa poi accade quando torni a casa e magari sei stanca, vedi loro che passa tutto. Ballano le tue bimbe quando sì, ti, sì, no, ti sentono. Ma da chi aveva preso? Ed è un estemporaneo, ha fatto le cose sul palco, cioè le fa a volte sì e a volte no. A volte no, eccolo. Farà a volte sì e a volte no, che è l'ultimo grandissimo singolo di Alexia, di cui l'altra volta abbiamo parlato approfonditamente del video, molto bello, vi consiglio di vederlo. Però farai anche dei pezzi, insomma, importanti della tua storia, no? Sì, sì, sia le cose che sono nate con l'inglese, perché sono nata con la musica inglese, all'inizio un pochino per esigenza, perché questo team di autori e produttori faceva cose per l'estero e quindi io mi sono dovuta specializzare in quella cosa, poi ci ho preso gusto e alla fine ho venduto milioni di dischi. Poi ovviamente il brano che mi ha consacrata alla cantante italiana per eccellenza, poteva cantare anche in italiano, ma nessuno ci credeva. Perché prima era inglese, prima lei era una cantante inglese, poi ha preso la cittadinanza quasi italiana. No? Prima ero inglese, poi non sapevo se cantavo veramente. Ah pure! Anche, esatto. Sì, perché poi c'era stato quel periodo in cui c'erano molte persone che facevano l'immagine di dischi cantati poi da persone un po' meno magari televisive o carine, insomma, no? Devi sapere che la mia amica faceva la corista agli Ace of Base durante la finalissima del Festival Bar. E ci spacciavamo per inglesi anche noi, quindi ci siamo incrociati su quel palco là, sì, nel Festival Bar di fine degli anni 90. Ma detto questo, è vero che non credevano che tu fossi di La Spezia, ma pensavano che fossi della Svezia? Sì, esatto. Era il periodo che andava. Non è un nome che si sente tantissimo. Io di Svezia, yes, hai capito tutto. Alexia, ci puoi anticipare qualcosina dei prossimi, cioè nell'album, che cosa ci sarà, che cosa metterai nel prossimo lavoro tuo? Allora, di a cose già e certe bocconi. Sì, sono alcuni brani molto, come l'ho già anticipato forse in altre interviste, ci saranno dei brani molto al femminile, che raccontano proprio le storie di noi donne, quello che
dobbiamo a volte attraversare, perché abbiamo una grande forza ma anche una grande fragilità. Questo duplice aspetto ci porta a volte a metterci un po' nei guai, perché al solito è l'amore, no? Che ci porta a fare sempre delle scelte sbagliate, a volte invece delle scelte eccellenti. Cosa mi guardi? No, mi guardavo, chissà che storie avranno le spalle. Così, no? Da voi queste ragazze. Ci sono delle storie di riscatto, ci sono delle storie di risvegli, dei sensi, ci saranno delle storie di abbandono, di ritorni. Quello che proviamo noi donne è come lo sappiamo raccontare. Ovviamente ogni canzone sarà rispettata nella scrittura, quindi anche i suoni e le stesure saranno abbastanza diversi dagli altri, perché sono momenti diversi in cui ho scritto, momenti diversi in cui sentivo determinate cose. Sono i famosi cassetti che si riempiono di brani, poi si realizzano quando ora peschi e metti insieme un po' questa composizione e dai una linea unica, no? E poi ovviamente ci saranno amici intimi, di a volte sì, a volte no, piuttosto che insomma, dei brani dance che devo cantare rigorosamente in inglese, perché mi è stato espressamente richiesto da alcuni fan abbastanza determinati. Devi cantare in inglese! Sono cantanti in inglese, se no non compriamo più un disco! E lei, insomma, che a parte tutto ha un cuore enorme e dà un'attenzione pazzesca per i fan, insomma, ha ceduto a questa richiesta. Lei è contentati? No, mi diverto, dai, scherzo. Mi piace tantissimo. Mi piace come lei è molto mesta, tranquilla. Sì, vedi? Poi sale là. Sto carica. Hai ragione. Così è in formula di crociera, lei... poi sale ed è. Lei è una che c'ha le dura, cioè, lo so. Dove le nascoste? Fammi vedere. Da qualche parte. Sono un piccolo diesel. Allora, tra poco l'aspetteremo sul palco con questo medley che ci presenterai tutti questi brani meravigliosi. Alexia, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, ciao e a dopo. Ciao, grazie, ciao. Alexia. Yeah.